titolo particolare, quindi quello che noi definiamo il titolo nel mirino della settimana. PRL, fornitore globale nell'industria farmaceutica e delle bioscienze, specializzato nella ricerca e sviluppo, nella produzione farmaceutica per conto terzi di medicinali e nello sviluppo, registrazione di nuovi farmaci o formulazioni. Perché hai scelto questo titolo? Allora, in questo caso PRL, piccolo titolo italiano, è stato scelto da me solo per ragioni di analisi tecnica nuda e cruda, ossia spesso si dice il prezzo è il re e quindi se ci sono dei movimenti importanti o comunque anomali sul grafico vuol dire che se ad esempio non troviamo nessuna notizia in giro, comunque una notizia c'è, magari non la sappiamo. E quindi PRL, dopo un lungo periodo, secondo me ha dato degli importantissimi segnali positivi di possibile ripresa del corso dei prezzi e quindi credo che sia assolutamente da mettere in watch list ed eventualmente se si dovessero verificare alcuni parametri sul grafico, proprio analisi tecnica nuda e cruda, credo che potrebbe veramente essere interessante in ottica di medio-lungo periodo metterlo in portafoglio, anzi portafogliarlo. Ok, allora abbiamo grafico weekly e grafico mensile, da dove vogliamo partire? Io direi di partire dal mensile. Dal mensile, Sì. ok. Allora, vediamo subito il grafico mensile perché cosa notiamo su questo grafico? Raccontaci un po', eccolo qui. Allora, il grafico mensile ci racconta come il titolo venga da una lunga fase di downtrend, quindi di discesa. Vediamo il prezzo di 0,55 centesimi nel 2016, ma era anche più in alto, quindi una lunga fase di downtrend, venditori che hanno la meglio sui compratori e poi dal 2018, da metà del 2018, si forma un rettangolo, quindi una sorta di accumulazione, compratori e venditori. Come si suol dire, lottano sul ring, il prezzo non scende più, ogni tentativo di discesa viene respinto dai compratori finché quella fase di accumulazione, quel rettangolo, quella zona di congestione viene rotta a inizio di quest'anno con una candela rialzista importante, vediamo nella parte bassa del grafico anche con volumi molto 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 importanti. Quindi c'è stato un cambio di trend ribassista, fase di accumulazione e poi uptrend, trend rialzista. E da quel Ok. momento in poi possiamo vedere che in concomitanza con una fase normale di ritraccio, di consolidamento che ha avuto proprio tutta la borsa italiana, il prezzo ha cominciato a ritracciare, a scendere, ma se facciamo caso con volumi irrisori rispetto ai volumi rialzisti che hanno rotto la fase di congestione. Quindi le cosiddette maniforti, i big player hanno comprato e probabilmente tengono ancora il titolo. I piccoli cominciano a disfarsene perché magari lo avevano in portafoglio da prima e hanno rivisto, come si suol dire, la luce e quindi dice ok, per me va bene dopo una lunga fase di perdita aver limitato le perdite ed escono. Ma i volumi di uscita delle candele ribassiste sono veramente bassi, quindi dobbiamo tener conto che probabilmente le maniforti che hanno preso PRL a inizio anno lo tengono e probabilmente accumuleranno a breve. Ok, allora adesso naturalmente dopo aver visto il grafico mensile, Enrico, andiamo a vedere anche il grafico weekly e naturalmente per metterli anche a confronto, che cosa si può notare su quello settimanale, lo vediamo subito, eccolo qui, a te. Beh, nel weekly viene ancora evidenziata la fase di accumulazione e si può vedere come lo strappo rialzista che ha rotto proprio la fase di accumulazione sia anche avvenuto con un gap importante. E quindi adesso stiamo semplicemente riassistendo a un ritraccio continuato, ma con volumi, come abbiamo visto, sul mensile molto bassi. E quindi credo che se dovessimo arrivare a 0,20, che è un livello a questo punto supportivo ed è un livello, una soglia psicologica, essendo cifra tonda, se a 0,20 dovessimo avere una nuova ripartenza, quindi un pattern importante rialzista o comunque dei buoni volumi, credo che potrebbe essere un livello ottimale per prendere PRL e tenerla nel medio-lungo periodo. Parlo anche di 1 o 2 anni. Ok, allora naturalmente tutte le indicazioni più precise potete chiederle direttamente a Enrico, però insomma questo è il titolo del mirino della settimana PRL, per dare giusto qualche spunto operativo a tutti voi.